Oggi scopriamo la magia della penna in gel bianca. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un nuovo video di disegno con inchiostro. Cambiamo però le fasi della lavorazione: fondo nero e penna bianca. Oggi infatti useremo insieme una penna bianca in gel. Non c'è bisogno che vi indichi una marca piuttosto che l'altra, sono tutte abbastanza coprenti. L'unica accortezza che vi chiedo di avere è di provarla presso un rivenditore con un cartoncino scuro. Chiedete al rivenditore di farvela provare a mo' di prova, vediamo se scrive, perché mi è capitato altre volte che non mi scrivessero. Lui ve la farà provare, voi dite no, me la deve fare provare per favore su fondo nero, e così vedrete subito se la penna è coprente oppure meno. Ora spostiamoci di là e andiamo a vedere su fondo nero che bellissima magia la penna bianca fa. Ed eccoci pronti per iniziare il nostro brevissimo ma spero intenso viaggio nel mondo della penna in gel bianca. La penna in gel bianca che io ho in possesso è una Pilot, la Pilot Choose 07. Ha una punta quindi 07 ed è bianca. Ci servirà anche una matita, una gomma e dei fogli di carta colorati. Io come vedete ho dei fogli multicolor e poi ciò che è preposto, come vedete anche dalla copertina, per l'inchiostro bianco, che è appunto il foglio nero. E adesso noi andremo a provare tutte le cose insieme in modo da farvi assaggiare un pochettino di tutto. Allora, innanzitutto vediamo com'è il tratto. La particolarità della penna in gel bianca è il fatto di essere altamente coprente e altamente definita, quindi definisce perfettamente i margini, quindi è ottima sia per le lumeggiature su acquerelli o anche su disegni a grafite, ma è bellissima anche utilizzata in purezza come protagonista. Ora vi farò vedere il tratto e vi farò vedere quanto spicca sia su foglio nero, eccola qua, quindi un tratto super sottile, anche di questa esistono varie punte. Vi faccio vedere su un foglio colorato ma scuro, e questa non è neanche una penna di super qualità. Vi faccio vedere su un foglio colorato leggermente più chiaro, vi faccio vedere su un foglio colorato di tinta chiara, diciamo che spicca su ogni colore, e voilà, penso si veda un po' in tutti i colori. Ovviamente è preposta soprattutto ai toni più scuri perché risalta meglio, stacca meglio in cromia. Oggi la facciamo semplice, poi magari in un futuro disegno, perché sono certa che a breve mi arriveranno delle altre penne bianche, la faremo magari su un fondo acquerellato, perché è bellissimo vedere questa penna anche sui fondi acquerellati. La particolarità è proprio quella di poter disegnare. Io vado qui direttamente senza matita, proprio come facciamo con la penna inchiostro nero, dando uno stacco molto molto importante che faccia risaltare o i neri o i chiari. La penna bianca infatti può essere usata per definire quindi le parti nere, come in questo caso, e dare risalto ad esse movimentando così di rigagnoli la foglia, oppure può anche essere utilizzata in negativo, cioè lasciando degli infinitesimali spazi neri e colorando delle grossissime porzioni di bianco. Per questo tipo di disegno però non vi consiglio una penna in gel a punta fine, ma ovviamente vi consiglio una penna in gel più grossa, perché ovviamente non verranno fuori le striature lasciate dalla punta, come in questo caso. Quindi cosa vi posso consigliare? Che ne so, un Uniposca magari punta fine, ecco, che può
fungere maggiormente, che può farvi arrivare più facilmente al risultato desiderato. Ok? Io naturalmente preferisco questo perché è molto più delicato e molto più amabile, però in una composizione molto ricca anche questo ha il suo perché, perché in una composizione singola come questa non vi dice nulla, ma un giorno faremo un disegno con riempimento in bianco e vedrete che anche il disegno riempimento in bianco è veramente d'effetto. Oggi invece facciamo un disegno con riempimento in nero, cioè dove il bianco, al bianco verrà relegato solamente il tratto sottile. Iniziamo subito. Con una matita comincio a disegnare i miei fiori. Io faccio una serie di soffioni che si intersecano tra loro. Faccio sempre prima con la matita, tenendo sempre presente la rotondità della corolla del soffione, un ramo di foglie morbide. Ok, una volta che ho impostato la mia composizione, voi non la vedrete mai, io adesso la passo a penna, stando attenta a non sovrastare lì dove devo lasciare ben bene i margini. Quindi comincio dal pistillo e con andamento un po' tremulo definisco il mio fiore, non rispettando assolutamente, come sempre, il disegno di base, che ragazzi a me serve solamente da traccia mnemonica, non da traccia visiva da seguire. Questa è una mia caratteristica, io disegno una cosa e poi al momento della definizione del disegno ne faccio tutta un'altra. Dice, ma allora perché la disegni? Mi dà tranquillità avere una traccia, un canovaccio di idee. Parto dal pistillo centrale, i protagonisti sono i due fiori, quindi li faccio in avanti, poi il retro lo riempio successivamente. E lo faccio con dei micro puntini e poi definisco i miei petali. E adesso i pistilli, che devono scendere ovviamente seguendo il verso. Della composizione. Aggiungo le foglie, aggiungo i soffioni che possono sovrapporsi tranquillamente. L'importante è avere in testa la composizione. Io questa Pilot sinceramente non ve la consiglio come penna, è buona ma non è eccelsa. Vi metterò nell'info box una serie di penne che a mio avviso sono molto più performanti di questa. Voi ovviamente provate quella che è più adatta alla vostra mano, perché la penna dipende molto dalla sensibilità di pressione e quindi sì, cambia da penna a penna, cambia molto la resa. Fate asciugare bene tra una mano e l'altra perché la traccia è bruttissima a vedersi.
diamo alle foglie l'andamento che vogliamo. Io lo do verticale e non naturale. Cosa significa? Naturale sarebbe con le righe come le foglie normali, ma è una scelta voluta. Naturale invece sarebbe così. Le righe in questa maniera, potete scegliere voi come le preferite. E comincio a particolareggiare i miei fiori. Parto dalle incertezze di tratto del margine superiore. E raccordo con le pieghe nella parte inferiore. E quando parlo di incertezze di tratto mi riferisco a lì dove sono stata tremula e ho creato qualche pieghetta nel margine, lì mi inserisco, come in questo caso, benissimo, adesso è tutto un po' troppo, tutto un po' confuso, quindi devo ripassare i petali per dar loro un maggiore spessore, così, e per far capire appunto dove inizia un petalo, voilà, e ne finisce un altro. Quindi ripasso tutti i margini in maniera più netta. In più chiudo maggiormente la parte centrale del pistillo per rendere il centro più scuro. A questo punto è il momento dei pallini, quindi le particolareggiature. E adesso incastono tutto dentro un cerchio. La firma la includo all'interno e poi, una volta asciutto, definisco meglio i centrali dei soffioni, che è l'unica parte che deve essere più carica e più confusa, ma che va lavorata assolutamente da asciutta. E anche per oggi qualcosa è venuto fuori. Un qualcosa di poche pretese con cui vi potrete allenare facilmente. Se la sovrapposizione della penna, come avete visto, essendo un gel, deve essere da asciutta, quindi non sovrapponete bagnato su bagnato, se no tirate via tutto, e piano piano, con un po' di esercizio e tanta passione, potranno venire fuori tante cosine interessanti. Intanto cominciamo da un disegno base che potrete copiare agevolmente. Ok, vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Ciao!
visto che belli i nostri fiori su fondo nero? Veramente una poesia. Hanno un accento romantico e retro, tipico dei fondi scuri. A me piacciono tantissimo. Io l'ho usata sul nero, ma la penna bianca potete usarla su tutti i fondi colorati, darà sempre quel quid in più al vostro disegno. Se guardate questo disegno, quello che ho fatto con i color brush, vedrete come un semplice passaggio di penna bianca abbia risollevato le sorti di un intero disegno. Quindi utilizzatela, imparate ad utilizzarla, sperimentate e soprattutto dite come vi trovate. Io vi aspetto sempre sui miei social, Instagram in primis, vi aspetto per tante foto riguardanti tutta la mia vita e quindi tutti i miei canali, Arte per te, Due cuori una cappa e Ombretta. Vi aspetto anche su questi due canali qui su YouTube, cercate su Instagram il pennello bianco su fondo rosso tipico di Arte per te, invece qui e qui trovate i link ai miei altri due canali. Iscrivetevi perché vi aspetto numerosi. E noi ci rivediamo sempre qui per un nuovo creativissimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta. Ciao!